Ragazzi, allora anno nuovo, eh? Ormai le vacanze natalizie stanno passando, il Natale è andato, Capodanno pure, resta in ballo solo la Befana, per cui tanti di voi probabilmente saranno già in ballo a fare i compiti, mica altro, altri avranno già ripreso a lavorare. Noi cerchiamo di riprendere un po' il ritmo usuale dei nostri video di Clash of Clans, con qualche piccola novità magari. Tanto vedete che ho cambiato un pochino l'overlay, eccetera, qua della schermata della webcam. Era un po' bruttina con il logo tagliato, eccetera, eccetera, anche perché poi la webcam non è che sia così potente, l'avevo magari ingrandita troppo. Secondo me così è una soluzione che potrebbe essere migliore. Magari un aiutino da parte vostra potrebbe aiutarmi a settare ancora meglio questa parte qua della mia performance nei miei video. Detto questo, invece nella schermata del gioco non ho ancora approntato grossi cambiamenti, ci sto lavorando. So che molti di voi si lamentano perché la dimensione del gioco è piccolina e si vede proprio le cose un po' in piccolo. Sto lavorando a un altro modo di registrazione, per cui anche questo presto potrebbe essere un lontano problema. Niente, veniamo al tema centrale del video invece, senza tante storie. L'altra volta avevamo parlato dei golem di ghiaccio. Vi avevo fatto vedere qualche attacco con il loro utilizzo, eccetera. Io proseguirei su questo andazzo con le novità che ci sono state in quest'ultimo periodo, che ho lasciato un attimino così fermentare, e vorrei utilizzare insieme a voi quest'oggi il nostro palloncino qua, il lanciapietre, o se si chiama così, adesso sinceramente mi sfugge. Andiamo a controllare prima di fare fail. Costruisci macchine d'assedio, si chiama sganciapietre, quindi ecco, non abbiamo sbagliato. Per cui, niente, farei un paio di attacchi, magari cercando di prendere il bonus giornaliero. Poi vedete che qua siamo ricchi di risorse e vi lascio una sorpresina per la parte finale in cui spendiamo queste risorse qua. Dai, lanciamoci perché qua, come al solito in leggenda, ci vorranno i secoli per trovare qualcosa. A tra poco. Alleluia, non sapete, circa un'ora ho dovuto aspettare per trovare un villaggio da attaccare, per cui anche se è un TH11 e dobbiamo provare un po' testare con voi lo sganciapietre, io mi accontento sinceramente, scusatemi, ma non ho voglia di aspettare oltre. Per cui cerchiamo di fare un buon attacco comunque con le nostre brave mongolfiere schierate in linea, i nostri mastinini e il nostro sganciapietre. Vediamo, anzi, dimentichiamo anche quasi il sorvegliante. Furia e furia. Gelo qua sulla doppia inferno che potrebbe essere utile come idea. Un'altra furia qua in mezzo. Usiamo l'abilità del sorvegliante. Usiamo una gelo qua sulla aquila che magari le blocca un po'. Una cura su questo gruppo di mongolfiere che è più abbondante. Il nostro sganciapietre, come vedete, anche se è un TH11, è ancora intero. Quindi è arrivato abbondantemente in là col villaggio, eh? Adesso ormai siamo già a buon punto, nonostante le nostre mongolfiere magari non abbiano fatto il giro migliore possibile in assoluto. Vedete bene che abbiamo già ripulito abbondantemente tutto il villaggio. Io adesso sto schierando tutti gli sgherrini per aiutare. Cercare di fare in modo di riuscire ad arrivare al 100%. Mettiamo anche il re e la regina nei punti morti e vediamo di concludere questo attacco in maniera, si spera, vittoriosa. Ormai direi di sì, comunque. Usiamo l'abilità del re, che così torniamo subito a full vita, almeno col re. Il sorvegliante no, ma almeno due eroi su tre ce li abbiamo già di nuovo a buon punto per fare un attacco. Ecco qua, 98, 99 e 100. Voilà! Primo attacco concluso, direi più che bene. Vediamo di riuscire a fare anche un secondo, speriamo in tempi un po' più rapidi. Ok, siamo riusciti a trovare anche il secondo attacco. Direi di procedere. In questo caso è un po' complicaticcio scegliere un lato giusto. Soprattutto con la regina che mi rompe un po' le scatoline. Potrei anche provare a farla fuori, però.
Facciamo una sorta di mini push con re e regina, vediamo cosa combiniamo. Re. Oh, ottima idea che è stata, perché aveva anche nel castello delle truppe che avrebbero dato sicuramente fastidio. Perderemo i nostri reali subito al volo, ma far fuori il drago, la regina e un po' di difese non è male. Non è stata una cattiva idea. A questo punto posso attaccare tranquillo da questo lato, grosso modo. Tranquillo, parole grosse, però ci possiamo provare. Mastini, sorvegliante e palloncino. Mettiamo la nostra furia, mettiamo un'altra. No, la gelo subito qua. No, mettiamo una cura, mettiamo una furia su questo gruppo perché è notevolmente rallentato. Mettiamo una cura qua. Abbiamo l'abilità, eh? Dobbiamo sfruttarla nel momento giusto, direi. Io la sfrutterei adesso comunque, perché magari riusciamo a piazzare qualche colpo sul municipio. Poi con il nostro palloncino dovremmo riuscire a resistere un pochettino. Ok, 50% ce lo siamo assicurati. Non ha proprio girato al massimo dei massimi, ma il palloncino avete visto che era bello resistente e ha resistito su un bel po', anche con l'esplosione quasi. Quindi un po' di risorse anche in questo caso riusciamo a portarcele a casa e 2 stelle direi fatte abbastanza facilmente. Adesso facciamo un po' di pulizia con i nostri sgherrini e vediamo cosa riusciamo a racimolare ancora ulteriormente. In ogni caso il bonus stella, il bonus giornaliero, eccetera, ce lo siamo assicurati. Quindi non male. I nostri sgherrini sono riusciti a fare ancora un bel po', eh? 69 ci siamo arrivati. Per cui non male come cosa. Non male, non male. 900.000 d'oro, di elisir, eccetera, 4.500 di nero che non fanno mai male. Direi che le nostre risorse ce le abbiamo a disposizione. Direi fare un piccolo switch con questa disposizione qua, imposta come attiva, perché ho in mente di fare quello che vi avevo promesso a inizio video, ovvero qualche upgrade. Vi faccio vedere i miei artefatti cosa ho a disposizione. Ben 25 anelli delle mura. Con i giochi del clan ho puntato tutto su quello. Ormai, come avete capito dagli altri video, eccetera, siamo rimasti con pochissime difese da migliorare. Vedete, 2 cannoni in upgrade, 3 fatti e 2 che restano. Quindi ne abbiamo ancora solo uno da fare e le risorse ce le abbiamo. Però non dobbiamo sbagliare, perché prima dobbiamo fare gli upgrade dei muri. Abbiamo 11 milioni e 8 più la tesoreria, vediamo un po' quanto c'è. 4 milioni e 3 passa per ogni eccetera eccetera, quindi perfetto direi. Possiamo fare una bella botta a questi muri livello 11, che a me piacciono tanto esteticamente, però col TH12 direi che non è più il caso di averli. Cui iniziamo a sprecare l'elisir, cioè a sprecare, a investire l'elisir, la parola giusta è quella. Quindi un pezzo fatto, due. Dobbiamo prendere le risorse, quindi tesoreria, prendiamo, voilà, riusciamo a farne ancora due con l'elisir. Quindi 4 milioni e 4 milioni. Con l'oro purtroppo non riusciamo perché abbiamo 12 milioni che ci servono per fare il cannone, più 2 milioni, quindi se usassimo 4 milioni per fare un pezzo di muro non riusciremo a fare il cannone. Quindi adesso passiamo a utilizzare gli anelli. Quindi primo gruppo di 4 anelli, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e abbiamo finito anche il gruppo degli anelli. Quindi abbiamo fatto in totale 3, 6, 9 e 1, 10 pezzi di mura a livello 12. Una bella bottarella gliel'abbiamo data, dai, non ne mancano più tantissimi. Ormai siamo a buon punto. Quindi direi anche questo, adesso siamo liberi giusto per fare anche l'ultimo upgrade, ovvero, cioè l'ultimo, penultimo.
Il cannone, eccolo qua. 11 milioni da investire sul cannone a livello 16. 10 giorni e voilà. Buona, siamo giunti anche oggi a fine video, direi. Il progetto di portarvi un po' di contenuti nuovi sulle truppe nuove, macchinari nuovi, credo che sia una cosa interessante dal mio punto di vista e avrei aspettato anche il momento, diciamo, migliore, nel senso che li avete provati un po' voi, li ho provati un po' anch'io, quindi direi che il momento è quello ideale. Adesso resta soltanto da provare insieme la pozione pipistrelli e insieme ai miei amici e ai miei vari collaboratori ho in mente un progettino che e niente male anche per quello. Niente, spero che mi lasciate qualche like, qualche commento, qualche condivisione, tutto come al solito. E per il resto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!